Quello di martedì ad Averara è l'ennesimo infortunio sul lavoro in un cantiere della provincia di Bergamo che si aggiunge ad altri migliaia registrati in Lombardia da inizio anno. Drammatici sono i dati pubblicati dall'INAIL che evidenziano 84.108 denunce di infortunio presentate al 31 luglio, con un aumento del 44,74% rispetto ai primi 7 mesi del 2021, dei quali 90 con esito mortale. Le malattie professionali denunciate sono state 1.956. È inaccettabile, dichiara Eloisa D'Aquino, segretaria confederale UIL Milano e Lombardia, che quotidianamente si continuino a registrare infortuni, morti sul lavoro, malattie professionali per inosservanza delle norme e assenza di investimenti nelle politiche di prevenzione e controllo. A livello nazionale le denunce sono state 441.451, più 41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, 569 delle quali con esito mortale, 36.163 più 6,8% le patologie di origine professionale. Tornando al recente grave incidente in Valle Brembana, interviene il segretario generale Fineal UIL di Bergamo e Brianza, Giuseppe Mancina. Quanto accaduto ci fa capire come la formazione, anche attraverso i nostri enti bilaterali, deve sempre essere più intensificata, continua e costante. Non possiamo pensare che ci siano lavoratori assunti come primo livello a cui non viene fatta nessuna formazione minima, senza dimenticare la troppa volontà nell'esecuzione di alcuni lavori presi a certi prezzi da alcune aziende in subappalto. I controlli e la formazione sono il dato su cui il sindacato non transige né transigerà mai.